Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qui, siamo alla terza puntata, siamo a 2 settimane e mezzo dal Mister Olimpia. Oggi allenamento parte superiore, quindi oggi sarà allenamento di spalle e deltoide posteriore e un pochino forse di schiena, vediamo come mi sento. Quello che sto cercando di fare in queste ultime 2 settimane è non andare a caricare cariconi grandi, che comunque io non lo faccio mai, però cercare di andare a far risaltare i dettagli. Quindi l'allenamento sarà un allenamento più in super serie, anziché magari qualcosa di lento, più concentrato, con poche ripetizioni. Sarà un allenamento con circuiti oppure super serie con basso peso per andare appunto a far risaltare il muscolo. Ormai a così poco tempo non ha più senso cercare di andare a creare muscolatura, ma andiamo a definire quello che già c'è e cercare di portare il miglior pacchetto possibile. Ovviamente, come sempre, ho con me la mia integrazione Yamamoto. Ho già messo acqua e Aminolit, una bustina che vado fuori. Preparare. Ci siamo. Come sempre, io comincio i miei allenamenti prima riscaldando la parte che vado ad allenare quel giorno, quindi non parto mai con la prima serie e il primo esercizio con il carico, ma parto di solito con o senza peso o degli elastici, quindi vado a cercare di riscaldare il muscolo per evitare lesioni, per evitare danni muscolari. Quindi spero che questo video vi piaccia, questo allenamento spero che possa tornarvi utile per le prossime vostre sessioni di allenamento. E adesso cominciamo. Cominciamo per riscaldamento, shoulder press, senza peso. Farò 15-20 ripetizioni finché sento che la spalla è calda, quindi che posso cominciare il mio reale allenamento. Cominciamo l'allenamento e facciamo sul serio. Farò un 3-4 serie per 12-15 ripetizioni come primo esercizio per poi andare a fare degli altri super serie. Come ho detto, farò 5-6 esercizi e cercherò di coinvolgere principalmente spalla, deltoide posteriore e se riesco un pochino di schiena. Abbiamo poche calorie, siamo stanchi, quindi andiamo a massimizzare i dettagli più che cercare di fare crescita muscolare. Cominciamo con il primo 3 serie, farò un rear delt, quindi deltoide posteriore con tirate cavi alti e alzate cavi bassi. Quindi farò spalla laterale e spalla posteriore, un 3 set. Andiamo. Thank you.
Passiamo ora al secondo super serie. Farò una shoulder press inversa insieme ad una gravity press. Farò sempre un 3 serie per 12-15 ripetizioni basso peso. Particolarità, ragazzi, di questo super serie, come avete visto, sembra poco complicato, ma in realtà è abbastanza pesante. Per questo motivo uso il basso peso. La shoulder press è una shoulder press che sarebbe da fare con il macchinario, perché sarebbe da fare con un macchinario inverso, che però non c'è in questa palestra, quindi io lo replico con i pesi. Però il movimento deve essere molto lento e controllato per appunto andare a prendere la parte della spalla che io voglio lavorare. In super serie con la gravity, credetemi, è pesante. Ne farò 3 da 12-15 ripetizioni. Unilaterale, Arnold press in piedi. Ragazzi, siamo quasi giunti al termine. Abbiamo ancora un super serie che comprende alzate laterali complete con alzate laterali parziali più pesanti, con, per terminare alla fine, ultimo esercizio per il deltoide posteriore, che però lavora anche la schiena, un T-bar. Cominciamo. Ragazzi, ci siamo, eccoci, questo è l'ultimo esercizio per oggi, è un esercizio appunto anche per la schiena, quindi andrò a fare solamente 2 serie per 20-25 ripetizioni, perché appunto lavora anche la schiena, quindi io vado a cercare di utilizzare il lavoro sul deltoide posteriore più che sulla schiena. Cominciamo, così poi manca solo il cardio e per oggi ci siamo. Ragazzi, abbiamo terminato anche per oggi, o meglio, abbiamo terminato la parte di muscolazione, quindi allenamento. Ora manca il secondo cardio della giornata. Sto cercando di mantenere un cardio abbastanza alto per cercare di mangiare un pochino di più. Sicuramente prima dell'Olimpia cercherò di registrare anche quello che io mangio in una giornata, visto che sono state molte le richieste. Spero che l'allenamento di oggi possa esservi piaciuto, possa esservi soprattutto utile da replicare in una prossima vostra seduta di allenamento. Grazie per aver guardato questo video, grazie per seguirmi, grazie per tutti i messaggi, per tutti gli incoraggiamenti che vi continuate a mandare, per tutto l'amore che mi state dimostrando. Se vi piacciono i miei video, potete iscrivervi al mio canale YouTube, così sarete aggiornati ogni settimana. Da qui all'Olimpia cercherò di pubblicare
1 o 2 video a settimana, di modo che in qualche modo siate anche voi con me nel mio cammino. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima.